Buonasera, siamo qui per la penultima riunione di questa sera, incontro di questo corso, 18° corso di formazione militense. Questa sera parleremo del corpo militare e a parlarcene sarà il nostro confratello generale Mario Fine, comandante del corpo militare, che avete già conosciuto, perlomeno alcuni di voi avranno già conosciuto in altre occasioni quando fece questa presentazione. Nel ringraziarlo per il tempo che ci dedica, gli passo la parola. Arrivederci. Buonasera a tutti. Allora, ringrazio innanzitutto chi ha organizzato questo momento di formazione, così mi ha dato l'opportunità ancora una volta di presentare il Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani. È importante per me fare questo perché spesso ci chiedono notizie su questa organizzazione così particolare che fa parte dell'Ordine di Malta. Il confratello Valentini mi ha già presentato, appunto mi chiamo Mario Fine, sono il generale direttore capo del personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani. E mi presento con la mia posizione, cioè con il grado che rivesto nel corpo militare, perché è l'equivalente di un generale di brigata. Però un generale di brigata non può venire a comandare il corpo militare, né tantomeno io posso andare a comandare una brigata, nel senso che è un grado apicale riconosciuto solamente per il corpo militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani. Il corpo militare esiste da 145 anni, come illustrato nella diapositiva, al servizio del paese e dell'Ordine di Malta. È composto principalmente da volontari e, come illustra la diapositiva, il volontariato con le stellette. Appunto, è una particolare forma di servire il paese mediante attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, indossando l'uniforme militare. Questo qui comporta sicuramente l'onere di appunto che deriva da indossare un uniforme, ma anche l'onore di far parte delle forze armate italiane. Andiamo avanti. Allora, le fonti normative che permettono questo sono la convenzione con il Ministero della Guerra o della Difesa a seconda del periodo storico, lo statuto dell'Associazione dei Cavalieri Italiani, il regolamento, l'accordo di collaborazione con enti militari e civili e il protocollo d'intesa sempre con enti civili e poi le lettere di intenti. Sono grandi. Avanti. Ecco, allora il 29 gennaio del 1877 viene fondata l'Associazione dei Cavalieri Italiani. Scusate, ma è la diapositiva precedente. Eccolo. Allora, viene fondata l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare di Malta, un organismo a connotazione militare avente lo scopo di dare ausilio alla sanità della forza armata italiana ispirandosi allo spirito militense. Ora, nel 1877, quindi a pochi anni dall'Unità d'Italia, e con una forza armata, cioè il Regio Esercito, da poco riunito, è molto particolare il fatto che alcuni cavalieri di Malta abbiano deciso di organizzarsi in questa associazione con lo scopo di dare supporto al Regio Esercito, sempre come ho detto prima ispirandosi alle ecco ok per questa per questa il diciamo per coadiuvare questa attività nei confronti del Regio Esercito, in un primo momento vennero eseguite delle,
delle esercitazioni, anche una grossa esercitazione con un corpo d'armata. Quindi nel 1884 venne stipulata la prima convenzione fra l'Associazione dei Cavalieri Italiani e il Regio Ministero della Guerra. E questo qui serviva per definire appunto la cooperazione dell'Associazione dei Cavalieri Italiani con il servizio sanitario militare in guerra. Quindi l'impegno che si assumeva l'associazione era quello che in caso di guerra di assicurare assistenza ai malati e ai feriti, attrezzare treni ospedali secondo le proprie disponibilità e allestire per il pronto impiego la baracca ospedale. La baracca ospedale, definita così come baracca, può sembrare un po', diciamo, gli fa torto, perché in realtà era una struttura per l'epoca molto moderna ed era un ospedale a tutti gli effetti. E poi l'altra cosa particolare sono i treni, che all'epoca erano il mezzo da trasporto più efficiente, non il più veloce, però sicuramente quello che poteva trasportare uomini e materiali, attrezzature contemporaneamente e in poco tempo. Quindi una cosa molto moderna per l'epoca e efficiente. Il primo banco di prova dell'associazione è il terremoto Calabro-Sicuro. E in questa occasione l'associazione appare con tutte le sue potenzialità, quindi un treno ospedale, una mensa gratuita a Messina e un attendamento sanitario a Catona vicino a Reggio Calabria. Andiamo avanti. Avanti. Il passaggio, no, indietro. Avanti, indietro. Allora, grazie a questa attività ci fu il primo passaggio epocale, cioè l'adozione delle stellette a 5 punte nell'uniforme. Già l'associazione, i membri dell'associazione indossavano un uniforme, ma era un uniforme, diciamo, paramilitare. In questo caso, il sovrano dell'epoca, per ringraziare l'associazione per la propria efficienza, decise di concedere al personale l'uso delle stellette a 5 punte con incastonata la Croce di Malta. Un evento per la nostra organizzazione importante, perché? Perché da quel momento siamo diventati un'organizzazione delle forze armate a tutti gli effetti. In un secondo momento poi verrà adottata anche l'uniforme grigio-verde, proprio quella dell'esercito italiano. Andiamo avanti. Poi nel 1911 il comitato dell'associazione, nella riunione del 28 marzo, approva il nuovo statuto in cui si determina che l'associazione d'ora in poi potrà prestare la sua filantropica cooperazione anche in tempo di pace, in occasione di calamità naturali. Ecco, quindi qui c'è un altro passo avanti. Cioè, nella prima fase era solamente il supporto alle forze armate in caso di guerra, in questo caso anche per le calamità naturali. Quindi possiamo dire che era già un'idea di quella che oggi chiamiamo la protezione civile. Andiamo avanti. Allora, siccome i tempi dei falchi non mancano mai, la guerra arrivò e arrivò nella quella che noi conosciamo con la prima guerra mondiale. Qui c'è un'immagine del nostro museo dove ci sono diversi cimeli di quel periodo. In basso a destra c'è un manifesto del comune di Udine, dove il sindaco informa la cittadinanza che c'è un posto di soccorso, dice proprio così, dell'Ordine di Malta, anche a disposizione anche dei cittadini. Questo qui ho anticipato un po' quali saranno poi le attività della nostra organizzazione nel conflitto. Appunto, ci presentiamo con 4 treni ospedale,
8 posti di soccorso, un ospedale da guerra da 100 posti letto a Togliano, in Friuli, a Udine, e un ospedale da 350 posti letto a Roma, Santa Marta in Vaticano. Ora, quest'ultimo è abbastanza noto, è l'attuale residenza del Santo Padre, ma è particolare il fatto che all'epoca il Gran Maestro era austriaco e il Benedetto XV, diciamo che poteva quasi considerarsi sotto assedio, nel senso che il Vaticano ancora non aveva dei rapporti ufficiali con lo Stato italiano, però malgrado ciò mise a disposizione Santa Marta. Questo qui illustra proprio come la nostra organizzazione per certi versi sia trasversale. Questo qui si vedrà più avanti in un evento particolare della Seconda Guerra Mondiale. Possiamo andare avanti? Eccolo. Come abbiamo detto prima, le guerre non mancano. Nella Seconda Guerra Mondiale il corpo viene mobilitato nuovamente, questa volta con 3 treni ospedale, perché il quarto venne bombardato e distrutto nel primo conflitto. Poi 7 posti di soccorso, 2 ospedali territoriali, in particolare i treni operarono su tutti i fronti europei, spingendosi fino in Russia e riportando in patria migliaia di feriti e malati, in particolare durante la ritirata dal fronte russo. Ci sono documenti e immagini nel nostro museo che riportano il treno fermo a Leopoli o a Kharkov, posti che ahimè anche oggi sono, come dire, li stiamo conoscendo sempre per motivi di guerra. Andiamo avanti, grazie. Qui c'è l'occupazione e il dopoguerra. Anche il periodo dell'occupazione è un periodo molto particolare per la nostra organizzazione, perché il personale degli ospedali territoriali e dei posti di soccorso hanno assistito e curato chiunque avesse bisogno, senza discriminazione, dalla popolazione civile ai combattenti di tutte le fazioni, rischiando in molti casi la fucilazione. Anche questo è un periodo molto particolare, perché i militari che facevano parte dell'associazione hanno in tutti i modi mantenuto fede alla loro promessa. C'è un libro del barone Schmidt, che all'epoca era un nostro sergente, e lui racconta quel periodo molto drammatico, dove effettivamente venivano soccorsi tutti e difesi tutti. Una cosa particolare era l'uso delle mostrine. Le mostrine ancora oggi ci caratterizzano. Noi siamo l'unico corpo ausiliario che ha delle proprie mostrine che riportano i colori dell'ordinata, quelle di base, rosse con il bordo bianco. E specialmente in Nord Italia, durante il periodo della Repubblica Sociale, volevano imporci il gladio, però i nostri arruolati, il nostro personale difese le mostrine dicendo che erano il simbolo della neutralità. E in realtà, diciamo che questa un po' è la verità, perché queste ancora così ci rappresentano. Andiamo avanti. Nel 49 venne rinnovata la convenzione tra l'Associazione dei Cavalieri Italiani, appunto, e il Ministero della Difesa, riguardante lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale dell'associazione. Andiamo avanti. Questa nuova convenzione abrogava quella del 1940 e le successive modifiche. Pertanto vengono meno tutte quelle limitazioni imposte durante il periodo fascista, cioè tipo quella di far parte avere la tessera come fascista, seguire il partito, cose del genere. Poi vennero divise anche delle categorie. I cavalieri direttori, medici, farmacisti, commissari e cappellani. E poi il generale direttore capo del personale
da quel momento operava su delega del presidente dell'Associazione dei Cavalieri e gli iscritti, quando prestavano servizio, venivano considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali. E questa è una cosa che abbiamo mantenuto anche oggi. Andiamo avanti. Gli ospedali territoriali. Gli ospedali territoriali, anche questa è una condizione molto, è un momento molto importante della nostra storia, perché nell'immediato dopoguerra il corpo militare, quindi l'associazione, aveva a disposizione degli ospedali propri. E con questi ospedali, con queste strutture, supportò le necessità mediche e ospedaliere che la sanità nazionale non era in grado di soddisfare totalmente, mettendo a disposizione appunto le proprie strutture. Questo qui poi ci ha dato l'opportunità di un riconoscimento da parte della sanità pubblica. Possiamo andare avanti? Un'altra partita. Le calamità naturali. Allora, dopo il periodo bellico abbiamo orientato le nostre attività più sulle calamità naturali. Fare l'elenco di queste è un po' complicato, perché in realtà personalmente io ho partecipato al terremoto dell'Irpinia nel 1980, ma tutti i miei predecessori non c'è stata dalla nevicata nel Rietino, altre che adesso non ricordo, insomma la nostra presenza è stata sempre abbastanza pronta e attiva. In questo caso volevo illustrare questa diapositiva, che è molto interessante. Qui c'è il trasporto di un malato, sicuramente è un pellegrinaggio. Adesso non so da questa foto identificare se è un pellegrinaggio a Lourdes o a Loreto, però questi aerei che venivano utilizzati per i pellegrinaggi è un altro periodo particolare della nostra storia, perché l'Italia era considerata era una nazione sconfitta e quindi non poteva avere aerei e una flotta navale di un certo tipo. Quindi, in base al Trattato di Parigi, bisognava distruggere gli aerei che avevamo a disposizione, lo stesso anche le navi da guerra. E il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dell'epoca decise, Aimone Katt, decise di mettere a disposizione questi velivoli dell'associazione. Facendo questo, il personale dell'aeronautica ha continuato ad addestrarsi con gli aeromobili, e noi, l'Ordine di Malta, ho usufruito di questa grossa opportunità. Un esemplare di questi aerei è ancora presente al Museo di Vigna di Valle, il Museo dell'Aeronautica, e l'aeronautica militare ha deciso di conservarlo con le insegne dell'ordine, quindi con la croce, così come si vede nella carlinga di questo aereo. Andiamo avanti. Nel 1961 viene stipulata una nuova convenzione tra il Ministero della Difesa e questa volta di concerto del Ministero del Tesoro. E vengono modificati alcuni articoli. In questa convenzione viene stabilito di mantenere del personale permanentemente in servizio per lo svolgimento di quelle attività previste per la mobilitazione. Andiamo avanti. I successivi interventi normativi sono la convenzione del 63, il decreto interministeriale del 1993, il decreto interministeriale del 2000, che aumenta le aliquote a 19 unità. Avanti. Bene.
La riorganizzazione delle competenze. Nel 1998 le strutture sanitarie dell'associazione vengono gestite da personale direttivo civile, quindi il personale militare lascia la parte dirigenziale e ci dedichiamo solamente alla parte militare, al supporto alla Forza Armata. È per questo motivo che durante tutta questa presentazione ho citato spesso l'associazione, perché noi abbiamo fatto, eravamo il militare, la struttura portante dell'associazione, perché nasce proprio come organizzazione militare. Da adesso parliamo di corpo militare, quindi il corpo militare dal 1988 si dedicherà alle attività prettamente militari, comunque mantenendo quella caratteristica di soccorso che abbiamo poi messo in campo nelle varie esigenze. Qui ricordiamo il sisma del 2016, appunto perché è uno dei più, anzi il più recente. Nel sisma del centro Italia abbiamo svolto ad Amatrice un punto informativo di ascolto e di sostegno sociosanitario in collaborazione con l'Università dell'Aquila. Poi a Rieti un supporto logistico all'ASL locale per l'intervento veterinario sulle aziende agricole danneggiate dal sisma, e questo qui è stato il primo impiego di ufficiali veterinari del corpo. E poi a Porto Sant'Elpidio e Tolentino l'allestimento di un PMA per l'attività di supporto sanitario, un PMA che diciamo che in versione, nella versione civile. Andiamo avanti. L'altra emergenza recente è il Covid. Durante il Covid abbiamo impiegato personale sanitario e logistico presso l'ospedale da campo di Crema, presso la nave ospedale Splendida a Genova, distribuito alla popolazione generi alimentari, farmaci e DPI, e l'impiego della sezione CBRN per l'attività didattica in merito al corretto uso dei DP e a favore di enti militari. Oltre a questo abbiamo anche sanificato molte strutture, edifici, specialmente nella prima fase della pandemia, dove era pericoloso entrare in ambienti che non erano stati sanificati. Possiamo andare avanti. Sempre durante l'emergenza Covid abbiamo svolto attività di sicurezza e controllo agli accessi nei nosocomi, Roma, Bari, Civitanova Marche. Poi l'impiego della squadra di pilotaggio aeromobili da remoto a supporto delle polizie locali per individuare eventuali trasgressori delle misure di sicurezza anti-Covid. E poi l'impiego di personale sanitario e logistico a supporto delle ASL locali e altri enti civili e militari per l'esecuzione dei tamponi. Nel 2021, in collaborazione con il comando operativo di Vertice Interforze, abbiamo dato supporto alle ASL per la somministrazione di vaccini anti-Covid. Poi abbiamo fatto parte dell'operazione EOS destinata alla vaccinazione delle isole minori e l'operazione Minerva destinata alla vaccinazione di tutto il personale delle Forze Armate. Oltre a questo svolgiamo delle attività che sono comuni a tutte le altre organizzazioni dell'Ordine di Malta. Facciamo attività socio-assistenziali. Ci dedichiamo all'emergenza freddo, quindi alla somministrazione di generi di conforto ai senza tetto nei freddi periodi invernali, trasporto e distribuzione pasti alle persone meno abbienti, e gli ambulatori sociali con visite specialistiche a cura di ufficiali medici a favore di persone con basso reddito. Avanti. L'attività all'estero è una
un'attività, una tradizione dell'Associazione dei Cavalieri Italiani che viene da molto lontano, perché nel 1962 l'associazione creò un lebbrosario a Gelib in Somalia e rimase attivo fino al 1992, quando ci fu la guerra civile. E poi intervenne in supporto al terremoto di Agadir in Marocco. Per il resto, noi abbiamo fatto attività fuori area sempre nelle nazioni dove era presente l'attività delle forze armate italiane. E per questo abbiamo svolto attività umanitaria in Somalia, Albania, Bosnia, Kosovo, Libano, Gibuti e Afghanistan. Abbiamo portato aiuti, creato anche due laboratori sartoriali per favorire il lavoro femminile. E poi questa diapositiva illustra un'attività che abbiamo fatto a Gibuti, dove ci sono dei palloni, delle magliette, delle attrezzature sportive, perché abbiamo legato a questo tipo di intervento un progetto che si chiama Stop War Play Football, che è dedicato ai ragazzi, ai bimbi, in quei paesi dove può esserci il fenomeno dei bambini soldato. Andiamo avanti. La convenzione è del 2014. Anche questo è un passaggio molto importante, perché oltre al percorso nuovo, quindi dove sono state analizzate delle problematiche, quindi dei miglioramenti nella convenzione con il Ministero della Difesa, è importante perché dopo tanti anni lo Stato italiano ha dato nuovamente fiducia all'associazione, quindi abbiamo rinnovato in toto questa convenzione, rivedendo delle cose, dei punti molto importanti. Ad esempio, abbiamo aggiunto delle nuove categorie che prima non esistevano: gli odontoiatri, gli psicologi, i veterinari, i biologi, gli ingegneri, gli architetti. Poi l'apertura agli arruolamenti anche a chi ha prestato servizio obbligatorio di leva in altre forze armate, mentre prima era l'arruolamento poteva essere fatto solamente da chi veniva dall'esercito. E poi la distinzione fra precettazione d'ufficio da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e precettazione da parte del Generale Direttore Capo del Personale. Ecco, questo qui è un altro punto molto importante, che io ho l'autonomia di precettare il personale che mi serve, quindi per questo riusciamo a mettere a disposizione anche nei confronti delle strutture dell'ordine il nostro personale. Andiamo avanti. Poi, sempre nella nuova convenzione, il nucleo permanente di mobilitazione diventa ruolo permanente. C'è una definizione dell'organizzazione centrale, quindi il comando, e periferica, reparti, unità territoriali. E l'istituzione di una commissione consultiva composta da membri dell'associazione, quindi del Corpo Militare, e del Ministero della Difesa per la valutazione delle modifiche da apportare alla convenzione. Anche questo è un riconoscimento importante, è come una cabina di regia per i rapporti fra noi e il Ministero della Difesa. Ultimamente abbiamo stipulato un accordo con lo Stato Maggiore della Difesa, al fine come dire, per le modalità di impiego del personale medico e infermieristico volontario del nostro corpo a supporto dell'esercito e delle altre forze armate. È un accordo che ho firmato io nel 2020 insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, e questo qui ha ampliato il nostro percorso, diciamo, di attività, quindi che può essere rivolto appunto alla Marina, all'Aeronautica, ai Carabinieri, anche se lo facevamo anche prima, visto che erano comunque una parte integrante dell'esercito italiano. Andiamo avanti.
L'impegno operativo viene svolto, come ho anticipato, da personale volontario del corpo, che supporta, devo dire, quotidianamente gli assetti sanitari, degli enti militari che insistono nell'area territoriale di competenza, operando secondo il principio dello scambio beni per servizi. Ecco, questo qui fa parte un po' dell'accordo, nel senso che noi forniamo, l'attività dei nostri professionisti. E di contro ci chiediamo magari attività di formazione che noi non possiamo avere, o magari supporto logistico. Andiamo avanti. Allora, le tende pneumatiche sono la nostra base logistica. Sono delle strutture che noi abbiamo in dotazione e sono alcune messe a disposizione dell'esercito italiano. Possono essere utilizzate per diversi scopi a seconda delle esigenze, fra cui quella, diciamo, principalmente quella di natura sanitaria, che comunemente viene chiamato il posto medico avanzato, ma nella terminologia militare sarebbe un role one. Andiamo avanti. Questa è l'ultima dotazione, che abbiamo avuto e devo dire che è frutto di una donazione. È l'unità campale. L'unità campale è chiaramente di un colore blu per poter essere utilizzata in altre con impieghi multipli, non solamente in quello militare. Una parte di questa struttura, come si vede nella diapositiva, ha la rete a camouflage in modo da poter fare quello che ho detto prima, il dual use, la capacità di muoversi su due fronti. L'unità campale è composta da 5 tende modulari e un modulo di collegamento a 4 vie. In particolare, una è destinata al triage, una alla degenza, una per gli ambulatori, una per gli spogliatoi e una per lo sporco, per un totale di circa 200 metri quadri. Essendo una struttura modulare, poi può essere moltiplicata, inserita in strutture più grandi e può essere di supporto, ad esempio, faccio l'esempio del Covid, ad esempio un ospedale che può andare in crisi, questa può essere una risorsa per magari per il triage o per altre attività. I mezzi del corpo. Allora, il corpo militare si avvale di mezzi di proprietà dell'associazione che hanno la targa SMOM. Grazie poi a una convenzione stipulata con lo Stato Maggiore dell'Esercito, ha in dotazione dei mezzi tattici e non dislocati nelle varie unità territoriali. Quindi vengono a seconda delle. Questa diapositiva è abbastanza chiara, c'è cioè l'ambulanza civile per le attività civili e più avanti c'è un VM allestito come ambulanza per le attività prettamente militari. Andiamo avanti. Ecco, la distribuzione del territorio è cambiata da poco. Prima il territorio è diviso in 3 macro aree, invece adesso abbiamo sviluppato una presenza più capillare, regionale. Quindi esistono le unità territoriali. In questo caso posso elencare Toscana, Umbria, Medio Adriatico, Campania, Puglia, Calabro, Basilicata, Sicilia e poi ci sono le unità speciali, che è il servizio medico veterinario, il nucleo operativo servizi speciali, il CBRN e il servizio di consulenza e coordinamento giuridico legale. Il nucleo operativo soccorsi speciali è una delle nostre ultime specialità. Si configura appunto come ampliamento della squadra sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, il SAPR, che comunque già operava con il corpo. Nella sua natura dual use, ha poi una caratteristica propria del corpo, quella di prestare i suoi servizi a favore degli enti sia militari che civili. Andiamo avanti.
Ecco, questo è uno degli ultimi protocolli che abbiamo stipulato, un protocollo d'intesa con l'ARPA Piemonte. E il Nucleo Operativo Servizi Speciali, con la sua squadra SAP, opera a supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, fornendo supporto con il volo dei propri droni per svolgere servizio di fotogrammetria e il controllo del territorio. Devo dire che questa è un'altra branca della salute pubblica, perché comunque ci coinvolge tutti quanti ed è un settore che spero di sviluppare il più possibile. La forza, il Ministero della Difesa stabilisce un ruolo con un limite. E adesso, con l'incremento delle nuove categorie, alcune, come dire, il ruolo ha avuto un mutamento. Dobbiamo riequilibrare tutto. Per questo che ci sono delle figure che riportano solamente un elemento. Comunque, la forza è composta da 8 cavalieri direttori, 132 medici, 12 farmacisti, 110 commissari. Il commissario è l'ufficiale, diciamo, d'arma, è la base, 8, 6 cappellani, 250 elementi del personale di assistenza, 9 odontoiatri, 1 psicologo, 6 veterinari, 7 ingegneri, 5 architetti e un biologo. Appunto, le nuove categorie: odontoiatri, psicologi, veterinari, ingegneri, architetti e biologi. Avanti. Il percorso dell'arruolato è abbastanza semplice. L'arruolato è proprio la definizione giusta, perché da noi non esiste un'iscrizione, è un vero e proprio arruolamento. Quindi c'è un percorso innanzitutto di psicoattitudinale, quindi bisogna avere le caratteristiche per poter far parte del corpo militare. Dopo l'iscrizione ai ruoli, che viene svolta da parte dell'ufficio matricola, arruolamenti e presenze del comando, e il Previmil, che è un settore del Dicastero della Difesa, viene fatta l'assegnazione al reparto o unità territoriale. Poi c'è la parte di addestramento formale, come in tutti i reparti militari, il giuramento, che per noi è una cosa molto importante e fondamentale, perché fa parte proprio del tratto militare, e poi si rimane a disposizione del reparto dell'unità territoriale per gli eventuali impieghi. Quindi poi a seguire il richiamo in servizio per le assistenze sanitarie o per tutte le fasi che ho elencato prima. Ora, come conclusione, volevo dire che mi considero. Esattamente, sì. Allora, ho un suggerimento dalla regia. Allora, nella conclusione, devo dire che visto che sto parlando appunto di un'organizzazione dell'Ordine di Malta, devo dire che l'Ordine di Malta è un'organizzazione di per sé molto affascinante, con una storia incredibile. Ha molte sfaccettature e il corpo militare è una di queste. Forse una molto particolare, perché è l'unico caso nel mondo dove all'Ordine di Malta viene riconosciuta una parte integrante della struttura dello Stato che ospita. Quindi noi siamo militari a tutti gli effetti, militari speciali, ausiliari dell'esercito italiano. E non è una grossa realtà, facendo un paragone con altre organizzazioni, però nella nostra definizione speciale, penso che ci sia proprio questa scelta di fare il volontariato in un modo, penso unico. Spero di.
di essere stato abbastanza esaustivo, di non aver annoiato. È una cosa, devo dire, particolare perché sono abituato a parlare con il pubblico. Adesso, ogni tanto mi trovo un po', malgrado il Covid ci ha abituato a questo tipo di comunicazione. Va bene, in maniera così particolare saluto tutti e ringrazio. E non so se ci sono delle domande. Adesso vediamo. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, ci salutiamo qui. Ringrazio il generale Fine del suo tempo e della chiara esposizione. Adesso non mi resta che augurare a tutti quanti voi buona Pasqua, perché ci rivedremo il 9 maggio, se non sbaglio, con l'ultimo incontro tenuto da Sua Eccellenza Riverendissima Monsignor Andrea Ripa, nostro cappellano capo del Gran Priorato. Grazie a tutti e alla prossima volta. Buona Buona serata. Pasqua, Buonasera, buonasera. buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Grazie.